Buongiorno a tutti, buona domenica 25 settembre 2022. Benvenuti al nostro almanacco, 268 giorno dell'anno, 38 settimana. Alla fine del 2022 mancano 97 giorni. A Roma sole sorge alle 6.01, tramonta alle 18.02, ora solare. A Milano sole sorge alle 6.14, tramonta alle 18.14, ora solare. La luna si leva alle 5.14 per tramontare alle 18.10, luna nuova alle 22.54. I santi del giorno, Sant'Aurelia Neomisia, martiri, San Cleofa, discepolo di Gesù. Aurelia è una variante femminile di Aurelio, deriva dal latino Aurelius, famoso grazie all'imperatore Marco Aurelio, legato all'antico Sabino Ausel, nome di una divinità che venne venerata dagli Etruschi come dio del sole. Si attribuisce pertanto a questo nome il significato di splendente. Il proverbio del giorno è più la spesa che l'impresa. L'aforisma del giorno è di Da Kempis. Sono i nostri peccati, i nostri vizi a fornire materia di giusto dolore e di profonda compunzione. Peccato e vizi dai quali siamo così avvolti e schiacciati che raramente riusciamo a guardare le cose celesti. Se il nostro pensiero andasse frequentemente alla morte, più che alla lunghezza della vita, senza dubbio cementeremmo con maggior fervore. Accadde oggi, 1976, nascono gli U2. Il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a mettere su una band, affigge un volantino nella bacheca della Mount Temple Conference School, l'unica scuola non confessionale di Dublino. All'appello rispondono in quattro e il 25 settembre si ritrovano a suonare nella cucina di Derry, dando vita a un nuovo gruppo che prende inizialmente il nome di Feedback. Sei nato oggi? La tua bontà e gentilezza non sempre vengono compensate dalla fortuna e qualche volta devi affrontare situazioni difficili. Non scoraggiarti, grazie alla tua onestà e all'affetto dei tuoi cari, riuscirai a compensare le difficoltà e raggiungere serenità e armonia sia nel lavoro che negli affetti. Compleanni famosi. 1944, Michael Douglas, figlio d'arte, il padre del celebre Kirk Douglas. Michael è nato a New Brunswick, nello stato del New Jersey, ed è una delle star più ricercate dell'universo hollywoodiano. 1955, Zucchero. Il vero nome è Adelmo Fornaciari, ma la sua maestra delle elementari lo chiamava Zucchero, da allora soprannome non l'ha più lasciato, nato a Roncocesi. 1896, Sandro Pertini. Nel cuore degli italiani resta il presidente più amato di sempre, protagonista sul campo di quasi 70 anni di storia nazionale, dalla prima guerra mondiale alla fine degli anni di piombo, e personalità tra le più autorevoli e integerrime sul piano politico. Se avete notizie e curiosità scriveteci come sempre a info@pavia1tv.it oppure info@lombardialive24.it o ancora via WhatsApp 389-2566-296. Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo almanacco. Ancora buona domenica a tutti.